È tempo d'estate anche in questo sabato 19 giugno 2021. Siamo in diretta, cari amici di Padre Pio TV, per questo nuovo appuntamento di tempo d'estate. E dunque in questo sabato ci siamo spostati dall'interno della chiesa di San Pio all'esterno, che comunque è in soluzione di continuità, come abbiamo imparato anche nei giorni scorsi grazie ai preziosi consigli di Carlos Sciarra. Questo santuario che non conosce interno ed esterno, potremmo dire in maniera più specifica, ma che è un unico corpo del quale Padre Pio, potremmo dire, è la pietra d'angolo, facendo riferimento a Cristo stesso. E in questa mattinata parleremo di Papa Francesco, parleremo di arte, parleremo di cultura, parleremo anche di sport, e avremo ancora una volta con noi, come dicevo in precedenza nominandolo, Carlos Sciarra, che ci spiegherà in questa appunto mattinata la bellezza di questo luogo, di questo sagrato, di questa chiesa a cielo aperto, come è meglio definita, per aiutarci a comprendere meglio, ecco, anche quelli che sono i tanti luoghi che ospitano i pellegrini che attendiamo numerosi qui a San Giovanni Rotondo. Ma prima di passare la parola a Papa Francesco e anche al gruppo che vedo alle mie spalle, grazie all'aiuto di Nicola Morcavallo, che mi dice viene da Fragola, giusto? Allora, visto che siamo in diretta, io vi inviterei subito a venire da questa parte. Ecco, magari ci posizioniamo in maniera omogenea, facciamo tutto rigorosamente in diretta. Prego. Allora, con chi ho il piacere di parlare innanzitutto? Io sono il capogruppo, sono un diacono della diocesi di Napoli. Mi chiamo Francesco, non mi potevo chiamare in un'altra maniera. Io vengo qui a San Giovanni Rotondo da quando avevo 4 anni, adesso ne ho 67, quasi 68, quindi ci vengo da un po' di tempo. Poi con questo gruppo, che noi siamo quasi sempre gli stessi, ecco, abbiamo incominciato che erano tutti giovani, poi via via si sì, stiamo parlando con il cronista. Bisogna dire che noi siamo molto legati a San Pio, perché avremo tante testimonianze per grazie ricevute, però soprattutto siamo legati perché questo è un luogo in cui si respira aria di conversione. Ecco, perché quello che diceva San Pio era proprio questo. L'unica scala per arrivare in paradiso è la croce. Quindi, senti, il primo pellegrinaggio, immagino, dopo tutto il periodo che abbiamo passato. Sì, l'abbiamo molto desiderato. Difatti abitualmente noi eravamo tanti, adesso siamo pochini, siamo tutti vaccinati, quindi okay. Siamo Covid free, come si dice. Dovremmo essere Covid free, però noi sull'insegnamento di San Pio diciamo sempre sia fatta la volontà di Dio. Allora, chi vuole lasciare la propria testimonianza? Qualcuno, qualche pellegrino? Prego, prego. Allora, io sono anni che vengo sempre qua, a San Giovanni Rotondo, perché sono molto devoto a Padre Pio, pure per diciamo cose familiari ad altre cose. E ogni volta che vengo qua è una bellissima, sempre una bellissima esperienza che io invito tutti quanti, anche se non sono venuti una sola volta qua a San Giovanni Rotondo, di portarsi qua, perché è un bellissimo pellegrinaggio e andare a trovare la tomba di San Pio. Immagino siete stati anche a Pietrelcina, giusto? Adesso no, in questa giornata no, però la conosciamo bene. Sì. Le signore, sì, volete intervenire? No? Stavo spiegando un po' la storia del santuario, sì. Perché la cosa importante quando si viene qua è capire che cosa è simboleggiato in tutti questi aspetti, sì. Cominciando dal battesimo di Gesù, l'orto del Getsemane, è positivo perché molta gente viene qui e non capisce niente, vede solamente una chiesa fatta, qualcuno addirittura la paragona alla tomba di un faraone, ecco. Però non si capisce che quella è la strada, è il paradiso, e chi meglio di San Pio? È un lavoro fatto, è una catechesi vivente. Voi immagino parteciperete alla Santa Messa delle 11:30 e poi stasera alla fiaccolata, giusto? No, noi andiamo via
andiamo all'Incoronata dopo pranzo. Ah, okay. Mangiamo prima e poi andiamo via. Ok, per i nostri amici l'Incoronata è il santuario che è a 40 km da qui, dedicato alla Madonna. Allora, se nessun altro vuole intervenire, io vi lascio liberi di partecipare alla celebrazione. Grazie, anche benissimo. Se tu non ci lasci liberi, noi ce ne okay, andiamo. Ok, perfetto, grazie. Grazie. Grazie a questo gruppo. Siamo su Padre Pio TV, grazie, quindi grazie a questo gruppo di Afragola. Era in diretta, signora? Sì, sì, siamo ancora in diretta, tutto rigorosamente in diretta, sì, sì. Grazie, grazie. E allora, bella la sorpresa, grazie Nicola per questa bella sorpresa. E ora, tornando a parlare di Papa Francesco, ascoltiamo ciò che ha detto nell'ultima catechesi dedicata alla preghiera e poi torniamo ancora qui live dal Sagrato. E ritorniamo in diretta dal Sagrato della Chiesa di San Pio da Pietrelcina, qui a San Giovanni Rotondo. Abbiamo dunque ascoltato un breve stralcio
della catechesi che Papa Francesco ha pronunciato mercoledì scorso, l'ultima dedicata alla preghiera. Dunque, dalla prossima settimana il Papa, prima della pausa estiva di luglio, inaugurerà un nuovo appuntamento di catechesi dedicate ad una tematica in particolare, quella sulla preghiera. Ci ha fatto compagnia per diverse settimane, il Papa ci ha lasciato davvero tanti insegnamenti su questo aspetto importante della vita di ogni cristiano. Ma proseguiamo nella nostra diretta mattutina andando a scoprire il santo del giorno. La Chiesa quest'oggi festeggia San Romualdo Abate, instancabile viaggiatore. Il monaco Romualdo predica più con i fatti che con le parole, percorrendo in lungo e largo la penisola italiana. Tanti incontri nella sua vita, tutti lo cercano e tutti vogliono parlare con quello che è stato definito il santo abate, un santo che riceve tutti, anche se vorrebbe solo raccogliersi nel silenzio della preghiera. Tanti progetti realizzati da questo santo vissuto nel primo millennio dell'era cristiana, ma anche uno mancato: guidare spedizioni missionarie per l'evangelizzazione del nord Europa. Romualdo è un santo che nasce da una nobile famiglia di Ravenna, nato nel 1952 e dopo uno scontro sanguinoso che coinvolge la sua famiglia e il suo casato, matura la vocazione alla vita monastica ed entra insieme al padre nel monastero di Sant'Apollinare in classe. Di seguito il monaco Romualdo si impone una vita di penitenza, di meditazione, di preghiera, ma a causa delle sue nobili origini gli viene vietato di esercitare il ministero ecclesiastico, un ministero che comunque poi porterà avanti nel corso degli anni, andando a vivere come ci suggerisce anche la sua vita in una grotta, fonda un eremo e vi rimane per parecchi anni. Nel corso poi delle sue peregrinazioni arriva nel Casentino, dove incontra un conte che gli dà appunto il là per quello che sarà il monastero di Camaldoli. È stato canonizzato da Papa Clemente VIII nel 1595. E per in qualche maniera anche ricollegare il santo del giorno di quest'oggi con quanto è accaduto in questa giornata, vorrei lasciarvi con una curiosità. Nel 1938, il 19 giugno, pensate, la nazionale italiana vince la seconda Coppa Rimé, sconfiggendo la nazionale ungherese per 4-2. Dunque ci ricolleghiamo anche con quanto stiamo vivendo in questi giorni. Domani la nazionale italiana dallo Stadio Olimpico di Roma affronterà il Galles nel campionato nazionale per le nazionali degli europei. Ovviamente sappiamo tutti che siamo già approdati agli ottavi e domani questa gara servirà per definire quale posizione occuperà in classifica la nostra nazionale. E con questa simpatica curiosità vorrei anche ricordare che quest'oggi, visto che siamo in tempo d'estate, è stato stilato dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti i 10 comandamenti per chi guida, per chi si mette alla guida di un mezzo, e li vogliamo elencare insieme. Il primo è non uccidere, il secondo la strada sia per te strumento di comunione tra le persone e non di danno mortale, poi ancora cortesia, correttezza e prudenza ti aiutino a superare gli imprevisti. Sì, caritatevole, aiuta il prossimo nel bisogno, specialmente se vittima di un incidente. L'automobile non sia per te espressione di potere, convinci con carità i giovani e i non più tali a non mettersi alla guida quando non sono in condizione di farlo. Sostieni le famiglie delle vittime di incidenti, fai incontrare la vittima e l'automobilista aggressore in un momento opportuno affinché possano vivere l'esperienza liberatrice del perdono. Sulla strada tutela la parte più debole e infine senti te stesso responsabile verso gli altri.
altri. Dunque un pratico decalogo per vivere meglio l'esperienza della guida in questo tempo di ferie e di vacanze. Ma noi tra pochi istanti avremo con noi Carlos Sciarra, che ci aiuterà a capire il significato di questo sagrato, da dove stiamo trasmettendo. Nel frattempo vogliamo ascoltare insieme una testimonianza, la testimonianza di Maria Pia Campanini, che ci parla del suo rapporto, il famoso attore Carlo Campanini, con Padre Pio. Ascoltiamo insieme. Papà è andato nel 39 per una combinazione che papà diceva combinata da chi, a San Giovanni Rotondo, e ha conosciuto Padre Pio, però poi è entrato, pregava Padre Pio di fargli trovare un lavoro fisso, che potesse stare più con i suoi figli, e quando è tornato nel 39 a Roma ha cominciato a entrare nel cinema, a lavorare, a avere successo e grande notorietà, tant'è vero che lo chiamavano il prezzemolo del cinema italiano, perché lo condivano in tutte le salse, diceva papà. E poi un giorno un sacerdote della nostra parrocchia venne a chiedere a mamma di poter benedire la casa e consacrarla al Sacro Cuore di Gesù e di Maria. E però questo sacerdote disse a tutti noi: confessati, perché faremo la comunione in casa. Per cui papà cominciò a agitarsi, perché diceva: adesso devo confessarmi. Dice che sentiva come due voci dentro che dicevano, uno diceva: ma se ti confessi poi dovrai cambiare vita, e l'altra diceva: ma se il Signore ti chiama stanotte. E poi si è trovato davanti alla chiesa di Sant'Antonio, scusate, è entrato e ha visto una lunga fila di persone e un solo confessionale, e si stava già creando degli alibi quando il signore che doveva entrare l'ha fatto entrare al posto suo, gli ha detto: prego, si accomodi, forse l'aveva riconosciuto, non lo so. Per cui papà si è confessato. Il giorno dopo c'è stata questa grande festa a casa nostra, ha fatto la comunione, e poi, questo avveniva nel 50, ha sentito il desiderio di tornare da Padre Pio e ha preso la macchina e è andato da Padre Pio. Mentre era in viaggio pensava: beh, mi sono confessato ieri, perciò sto tranquillo se vado dal padre. E quando è arrivato da Padre Pio per la confessione, Padre Pio lo confessava e poi gli dava delle ginocchiate, perché erano a tu per tu, e diceva: è vigliaccheria la tua, perché papà era a testa bassa, è vigliaccheria la tua, perché non ti sei vergognato di offendere nostro Signore e adesso ti vergogni qui davanti a me. E poi è andato alla messa il giorno dopo, e lì veramente c'è stata la vera conversione, perché ha avuto la consapevolezza di tutto quello che aveva fatto di sbagliato, e sentiva una voce che gli diceva: vedi quella corona di spine, anche tu ti sei appoggiato per calcarla ancora di più, su quel viso ci sono anche i tuoi sputi. E all'uscita dalla messa è andato verso il Monte Castellano e è scoppiato in un pianto, ma era un pianto veramente liberatorio. E da allora non ha più perso la messa giornaliera, e si è veramente cambiato, si è trasformata la sua vita. Poi ha rinunciato a tanti film, a tanti guadagni, che non avrebbe mai cambiato con la serenità che il padre gli aveva dato. Una testimonianza preziosa quella di Maria Pia Campanini, che stiamo ascoltando in questo tempo d'estate, e per ritornare anche alle persone che hanno conosciuto Padre Pio vogliamo aprire i nostri archivi, e con la foto che ora vedremo in onda grazie alla regia di supporto di Mario Modola ci spostiamo al 1984. Questa foto, che viene dalla rivista Voce di Padre Pio, vuole rappresentare il gruppo di Civitella del Tronto, e come stiamo facendo ogni giorno dall'inizio di questo mese di giugno, vi invitiamo a inviare le foto del vostro
pellegrinaggio, che sia in gruppo, che sia singolo, all'indirizzo info@teleradiopadrepio.it. Le trasmetteremo nel corso di questo spazio in diretta, che è dedicato proprio ai pellegrinaggi, a voi pellegrini da questo luogo meraviglioso. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi riprenderemo la nostra diretta con Carlos, che vedo già pronto alla mia sinistra, per parlare di questo sagrato e delle meraviglie d'arte che contiene. Restate con noi. E come promesso, mi ha raggiunto qui la nostra postazione sul sagrato della chiesa di San Pio, Carlos Sciarra dell'ufficio accoglienza pellegrinaggi. Approfitto della tua presenza, Carlos, per ricordare che oggi sabato è giornata dedicata alla fiaccolata mariana. Ripetiamo per i nostri amici pellegrini tutte le modalità per partecipare a questo importante momento. Sì, stiamo riprendendo un po' a fatica, e tengo a precisare, non per nostra volontà, non per mancanza di mezzi, ma perché, sapete, come tutti viviamo nell'incertezza di quello che è possibile o non possibile fare. Ecco, però un invito ai pellegrini, a quelli che erano affezionati come noi a questo momento di preghiera molto importante, iniziamo a riprendere le buone abitudini, quelle che abbiamo avuto per questi anni. Quindi naturalmente non credo che per le prossime fiaccolate ci potremo muovere all'esterno, perché quella è una cosa che, come sapete, non dipende da noi, stanno ancora discutendo al governo, quindi per quello non sappiamo. Però, come avete visto già nelle scorse settimane, qualcosa si muove, qualcosa stiamo organizzando, quindi vi aspettiamo da questo punto di vista. Siamo qui contenti di accogliervi. La partecipazione attiva naturalmente è ridotta al minimo per ora, ci sarà giusto la possibilità di poter accompagnare la Madonna per qualcuno. Comunque, per qualsiasi cosa potete contattare il nostro ufficio pellegrinaggi, il numero è sempre quello, lo 0882 417 500. A proposito di vita che riprende, ecco, anche Carlos, ricordiamo che il prossimo 26 giugno, sabato prossimo, verranno inaugurate le celebrazioni per il ventennale della canonizzazione di Padre Pio, che ricorrerà il 16 giugno del 2022. Ci sarà il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, che inaugurerà, ecco, questo anno giubilare speciale che tutti ci auguriamo di poter celebrare senza restrizioni, ovviamente. Sì, sì, certo, questo è un altro momento naturalmente fondamentale, quindi dal 26 riapriremo per quest'anno, quindi sarà tutto un anno che ci porterà a questo incontro, che concluderemo presumibilmente il 16 giugno del 2022. Quindi saranno diverse le iniziative che stiamo pensando, che stiamo preparando, che sta preparando soprattutto, insomma, il rettore, i frati dal punto di vista liturgico. Poi noi saremo il supporto tecnico, voi quello televisivo, quindi faremo in modo di farvi vivere questi incontri. Chi ha la possibilità li può venire a vivere sicuramente anche con noi qui a San Giovanni Rotondo. Telepadre Pio è anche qui per questo, insomma, per far vivere a chi non può giungere sul Gargano quanto ogni giorno si celebra e si vive in questo santuario. Per tornare alla vita normale ancora una volta, Carlos, ricordiamoci di qualche anno fa, quando le fiaccolate, ecco, riempivano questo sagrato con quelle luci che rischiaravano quell'ombra della notte, che insomma faceva da cornice a quell'evento. E vogliamo parlare stamattina, per continuare il filone delle opere d'arte di questa chiesa, di questo meraviglioso sagrato. In particolare, non so se la regia ci può aiutare con le immagini, stringendo magari con gli alberi di ulivo e queste fontane, che hanno una caratteristica, non sono lì messe a caso, insomma, hanno una caratteristica particolare. Sì, certo, tutto il sagrato ha una sua funzione specifica ben importante, tant'è che anche noi nel chiamarlo sagrato spesso troviamo un certo imbarazzo, perché in effetti chi lo ha pensato, quindi qui ritorniamo ancora a Renzo Piano, ma soprattutto anche a Monsignor Crispino Valenziano, che non dobbiamo mai dimenticare, quello che in un certo qual senso ha suggerito a Renzo Piano, ha dato le indicazioni liturgiche a Renzo Piano per poter realizzare tutta quest'opera che vedete. Io spesso dico, ecco Leo, noi non siamo stati testimoni di Padre Pio, perché, insomma, per limiti di età naturalmente, insomma, non siamo giovanissimi, ma neanche
così anziani da poter dire di aver conosciuto Padre Pio, però sicuramente siamo quelli che hanno conosciuto bene, quelli che hanno conosciuto Padre Pio e che hanno visto nascere queste opere, quindi ne siamo proprio testimoni. Io ricordo benissimo quando Monsignor Crispino Valenziano, subito dopo nel 2004, la consacrazione di questo santuario, qui si tenne la settimana liturgica, quindi ebbe modo di far conoscere al mondo, diciamo, chi più di lui era titolato a farlo, questo sagrato. Ecco, parlando proprio di questo luogo, lo definì una chiesa sine dicto, una chiesa senza tetto. Quelli che ci seguono da Teleradio Padre Pio sanno benissimo di cosa parliamo, non soltanto per le funzioni del sabato sera, della fiaccolata, che speriamo di tornare a vivere, così come dicevi tu, Leo, ma anche le grandi celebrazioni, non solo quelle della veglia di Padre Pio, ma ricordiamo che gli ultimi due papi che sono venuti a rendere omaggio a Padre Pio, sia Papa Benedetto che Papa Francesco, hanno celebrato proprio in questo luogo. Quindi una grande chiesa all'aperto. Immaginate che prima che le restrizioni dovute agli incidenti di Torino in Italia, ad altre, prima che quelle norme ci in un certo qual senso legassero un po' le mani nella distribuzione dei pellegrini su questo sagrato, per le prime veglie noi siamo riusciti a mantenere in questo luogo più di 20.000 persone, quindi capite, sicuramente una struttura molto grande. Ma da come nasce l'idea di questo sagrato? È forte naturalmente nella realizzazione di tutta quest'opera l'idea del cammino, no? Il pellegrino stesso dentro di sé porta quest'idea del cammino, cammino fisico e cammino spirituale. Quindi nei vari percorsi che Monsignor Crispino Valenziano ha immaginato il pellegrino dovesse fare nel giungere a San Giovanni Rotondo, ce n'era uno, il percorso sotto le campane, che portava il pellegrino proprio alla sommità di questo percorso, di questo sagrato. E qui scendeva l'idea di questo bianco, di questa pietra bianca di Apricena, che abbiamo avuto modo di dire già in altre occasioni. Per Monsignor Crispino Valenziano richiama un po' l'idea del deserto. Il deserto è il luogo per antonomasia del pellegrinaggio, è il luogo che nella Bibbia, insomma, ci ricorda i 40 anni nel deserto e così via, quindi il ritirarsi nel deserto, quindi questo luogo bianco, arido, che però viene in un certo qual senso poi lambito da questi ulivi, che sono un po' il ricordo del Getsemani, naturalmente non dobbiamo spiegarlo noi, quindi l'orto degli ulivi, il Getsemani, e poi, come dicevi tu, questo Getsemani che è lambito da queste fontane a velo. Non è naturalmente un percorso naturale quello dell'acqua, è un circuito forzato di acqua, però l'idea di queste fontane a velo richiamano dal punto di vista biblico il fiume Giordano, anche perché idealmente, Leo, l'acqua di quelle vasche scorre fino ad arrivare al fonte battesimale. Quando avremo modo poi di analizzare il fonte battesimale ribadiremo questo concetto. È il ricordo del battesimo di Gesù. Gesù viene battezzato nel Giordano da Giovanni Battista, ma soprattutto da quel fiume Giordano, in un certo qual senso, prende vita quel giardino che vedete lì un po' sulla, guardandolo noi adesso sulla sinistra, no? Si vedono le rose, si vede quel giardino, quindi il giardino della risurrezione in un certo qual senso, tutte le tematiche legate a Cristo. Sulla sinistra, a ribadire il concetto che questo non è un sagrato, non è un semplice luogo di svago, ma ha delle simbologie dal punto di vista liturgico molto molto forti, abbiamo gli otto aquilotti, spesso molto li confondono con le colombe, ma l'idea è proprio quella dell'aquila. Perché? Perché per propria definizione l'aquila, soprattutto nelle grandi fedi monoteiste, nelle grandi religioni monoteiste, rappresenta sempre il fedele, l'animale, perché per propria struttura l'aquila è l'animale che può direttamente guardare il sole senza avere, vedi, come noi, problemi, problemi, quindi occhiali e così via, ma può direttamente guardare il sole, quindi spesso rappresenta il credente e rappresenta quindi anche il riferimento naturalmente al Salmo, ti rialzerai su ali d'aquila, come aquila rinnoverai la tua giovinezza, quindi sta proprio ad indicare questo cammino di fede del credente. Però appunto, scusami Carlos, sì, mi piace molto, molto, parlando degli aquilotti, il fatto che io mi giro perché così ho la rappresentazione plastica, il fatto che si protendano verso l'orizzonte del tavoliere, perché di qui c'è una vista spettacolare, oggi ancora di più. Sì, sì, certo, questo qui è l'aprirsi proprio verso il mondo, no? Un po' il concetto che dicevamo, da quello che celebriamo noi qui portiamo il nostro messaggio di speranza come fedeli in tutto il mondo. Ma accanto alle otto aquile, Leo, vediamo subito anche le otto campane. Come vi dicevo anche altre volte, qui non ci sono novità
novità dal punto di vista concettuale, cioè chiese semicircolari sono state già costruite, anche l'idea delle tre chiese non è nuova, viene ripresa da Assisi, da altri santuari e così via. Se vogliamo, l'unica novità che abbiamo è proprio quella del campanile, questo campanile che si sviluppa in orizzontale, non verso l'alto così come siamo abituati a vedere nella nostra tradizione cristiana. Questo campanile è posto in maniera orizzontale, sono otto campane, le otto campane sono l'intera scala musicale, sono accordate da do a do della Pontificia Fonderia Marinelli e hanno tutte impresso il sigillo francescano, quello delle braccia incrociate con la croce, soprattutto nel lato che saluta questo panorama stupendo di cui tu parlavi, no? E quindi lì c'è proprio il simbolo francescano. Nella parte che guarda verso noi, le otto campane hanno impresso il sigillo di alcuni santi. Io spesso dico, secondo un po' le preferenze di Padre Pio, da quello che si evince dai suoi scritti, abbiamo San Francesco e Santa Chiara, San Lorenzo da Brindisi, Santa Veronica Giuliani. La terza campana in ordine di grandezza è quella dedicata a San Pio ed è quella che suona sempre o quando, ogni volta che ce n'è necessità. E poi naturalmente abbiamo la campana più grande, che è dedicata a San Michele Arcangelo e poi San Giovanni Battista. E quindi questi sono un po' i santi che ci accompagnano, a cui sono state dedicate naturalmente queste campane. Senti Carlos, tu l'hai già sottolineato le scorse volte, quando i pellegrini arrivano in questo posto, ecco, poi comprendono la reale efficacia anche dei simboli, perché i simboli qui parlano, niente è messo a caso. Quali curiosità, ecco, magari ti sono state sottoposte su questo luogo da cui stiamo trasmettendo? Beh, naturalmente, sicuramente la parte un poco più, tra virgolette, difficile, mentre abbastanza intuitiva, il discorso dell'orto degli ulivi, anche del fiume Giordano, perché ha fatto un po' di catechismo, insomma, una volta che tu lo nomini naturalmente riesce subito a prenderne il significato. Sugli aquilotti e anche sull'idea delle campane, le campane sono la cosa che suscita più curiosità. Molti si aspetterebbero di vederle suonare a vento, così come ce n'è la possibilità, però adesso per questioni di sicurezza suonano soltanto con lo stantuffo dentro elettrico, quindi che suona all'interno. Quindi sicuramente questo è quello che crea maggior curiosità. E poi naturalmente diciamo che il sagrato è il luogo più di bellezza da questo punto di vista, il luogo dove, ma del resto si vede anche alle nostre spalle, no? È vero che è un luogo deputato alla liturgia, però anche quest'idea dello svago, dell'uscire fuori, di prepararsi per dentro, ma soprattutto di uscire, di avere il tempo di riflettere prima di essere poi catapultati in quelle che sono le attività, di riprendere le attività di tutti i giorni. Sì, è un luogo prettamente francescano, perché cioè il connubio con la natura, poi abbiamo anche, forse di qui no, non lo riusciamo a vedere, però al di dietro degli alberi si scorge anche il Monastero della Risurrezione, che è un altro luogo bellissimo che vi invitiamo a visitare, ma poi il panorama del Gargano, insomma, fa innamorare chiunque lo veda per la prima volta. Allora Carlos, noi siamo giunti al termine anche in questa mattinata di questo incontro, ci rivediamo la prossima settimana, ti ringrazio per essere venuto, per essere stato con noi e ti auguro una buona domenica. Grazie, grazie, ci vediamo presto. A voi regia. Fino a pochi istanti fa ci accompagnava il suono di queste campane che Carlos Sciarra davvero ha voluto renderci plasticamente evidenti nel loro significato fino a pochi istanti fa, appunto. E ora, prima di prepararci alla celebrazione eucaristica delle ore 11:30, che sarà presieduta secondo calendario dell'Ufficio Accoglienza Pellegrinaggi da Fra Pasquale Cianci, vogliamo ascoltare le vostre voci. Tempo d'Estate è un programma dedicato ai pellegrini, a voi che giungete qui e che giungerete qui per pregare dinanzi alle spoglie mortali di Padre Pio. Ascoltiamo allora, prima della celebrazione, alcune vostre testimonianze e poi ritorniamo ancora qui per pregare insieme. Ho sentito parlare di Padre Pio nel lontano 69, 1969. Sono venuta in viaggio di nozze qui al santuario.
poi dopo 2 anni sono ritornata e nel frattempo c'è un episodio un po' che l'ho scoperto poi con gli anni, perché non sapevo niente. Nella vecchia chiesa c'era la statua di Padre Pio e io mi sono fermata, rimasta, cioè c'è stato un qualcosa che mi ha bloccato lì, un odore fortissimo di fiori. Sono rimasta lì ferma per un po'. A un certo punto sento mio marito che mi chiama e mi dice: ma ti sei addormentata, cosa fai lì? Allora io mi sono sussulto, niente, dico, è stato un episodio così. Poi dopo, ritornando a casa, dopo 2 mesi mi sono accorta che aspettavo un bambino, che prima mi avevano detto che non potevo averne. Però per me è stata una cosa, cioè non ci pensavo in quel momento. Poi con gli anni, dopo tanto tempo, ho sentito parlare di tante profezie di Padre Pio, tanti miracoli, e allora io mi sono ricordata di questo episodio. Ho detto: questo è un episodio che Padre Pio ha voluto dirmi qualcosa in quel momento, ma che io non sapevo, ero ignara, assolutamente ignara. Il mio marito, lui racconta sempre, era un ragazzo di 17-18 anni, vivevano a Milano, sono venuti giù in Puglia con un gruppo di amici con le moto e sono venuti a San Giovanni Rotondo festeggiando. Sono venuti al santuario e c'era Padre Pio, come suo solito, che accoglieva i fedeli. Quando è arrivato mio marito vicino, le ha dato uno scappellotto e le ha detto: tu cosa fai qui che non credi? Vai. E l'ha allontanato, perché rideva. Ma mio marito poi ne ha sempre parlato e quando parlava lo diceva con una certa convinzione di fede, di credente, ecco.